Un grande casale, bellissimo, circondato da giardini immensi, viveva un contadino che aveva tanti di quei terreni e di quei denari da essere praticamente ricco. Ma a questa sua felicità mancava una cosa. Non aveva figli e la moglie non gliene faceva. E così ogni volta che andava al villaggio, tutti quanti lo prendevano in giro e gli chiedevano come mai non facesse dei figli e come mai non ne facesse qualcuno da portare con lui al lavoro e così via e così discorrendo. Ma le prese in giro degli altri erano così pesanti che un giorno si arrabbiò talmente tanto che quando arrivò a casa infuriato disse: «Moglie, voglio che mi dai un figlio, fosse anche un porco spino!» Ebbene, la moglie e il figlio glielo diede, ma era di sopra pieno di spini come un porco spino e di sotto normale come un bambino. E a quel punto inveì contro il marito perché gli aveva lanciato contro una maledizione. E lui, completamente calmo, rispose: «Beh, ormai quel che è fatto. Di certo un padrino non potremo mai darglielo, però possiamo battezzarlo». E così gli fu dato nome Nanni Ve Porco Spino. Finita la funzione battesimale, il prete fece notare ai genitori che con tutti quegli spini non potevano certo metterlo su un letto normale. E così il padre gli fece con della paglia un giaciglio vicino alla stufa, al calduccio della cucina. E la moglie si rese conto che con tutti quegli spini non poteva di certo allattarlo, rischiava di farsi male. E passarono così 8 anni. E il padre, ogni volta che vedeva il piccolo Nanni, pensava: magari morisse. Ma lui non moriva, rimaneva lì a giacere. Accadde un giorno che c'era mercato al villaggio e così il contadino chiese alla moglie che cosa volesse che le portasse dal mercato e le rispose: dei pani e della carne, ciò che serve in casa. E poi chiese alla serva cosa volesse che le portasse dal mercato e le rispose: delle ciabatte e delle calze. E poi chiese al figlio cosa volesse che gli portasse dal mercato e lui, tutto sorridente, rispose: «Babbino, portami una cornamusa!» E l'uomo partì per il mercato. E quando tornò, portò la carne e i panini alla moglie che aveva chiesto, le calze e le ciabatte alla serva che aveva chiesto e la cornamusa al figlio che aveva chiesto. E a quel punto Nanni, tutto sorridente, disse al padre: «Babbino, ferrami il gallo, che a cavallo di esso me ne andrò in giro per il mondo e non avrai più a vedermi». E per la prima volta l'uomo, dopo 8 anni, sorrise e fu felice perché finalmente poteva liberarsi del figlio. E andò nella stalla e gli ferrò il gallo. Nanni prese la cornamusa, andò in groppa al gallo, prese un po' di maiali, un po' di asini e partì per il mondo. All'entrata di un bosco e si inoltrò nel bosco fino a raggiungere il suo centro e poi si fermò davanti all'albero più grande e il gallo volò in cima al ramo primo che gli capitasse, che gli capitò, e lì si fermò. Nanni iniziò a suonare la sua cornamusa e a badare ai maiali e agli asini che iniziarono a proliferare. E il tempo così passava. Accadde un giorno che un re si perse nel bosco e sentì una musica bellissima spandersi per il bosco attraverso gli alberi, i rami, le foglie. E fu incuriosito di sapere da dove provenisse quella musica e il re con tutti i suoi soldati al seguito andarono avanti un servo disarmato perché non si sa mai chi potesse essere. E il servo da solo, tutto timoroso, seguì la musica, arrivò sotto l'albero e vide un gallo. E dietro al gallo un riccio che suonava una cornamusa.
si fece coraggio e disse: «Beh, che cosa fai di lassù?» E Nanni rispose: «Suono la mia cornamusa, vado ai maiali e agli asini». E poi scese. Il re disse che avevano perso la strada e quindi chiese se gliela poteva indicare. E Nanni rispose: «Certo, te la posso indicare la strada, ma a patto che tu mi metti per iscritto che mi prometti in cambio la prima cosa che ti viene incontro quando ti trovi nel cortile reale». Vabbè, il re prese carta, penna, calamaio e scrisse, ma pensò: «Tanto Nanni non sa né leggere né scrivere, quindi io posso scrivere qualunque cosa». Poi Nanni gli indicò la strada e il re tornò al suo impero. E come tornò al palazzo reale e si ritrovò sul cortile reale, la prima cosa che gli andò incontro fu sua figlia, felicissima di rivederlo dopo tanto tempo. E a quel punto il re si ricordò della promessa che aveva fatto a Nanni e raccontò tutto alla figlia. E la figlia fu triste. Uno così mica se lo voleva sposare. E le rispose: «Non preoccuparti, perché tanto io ho scritto che a lui non gli spetta proprio un bel niente». E allora fu contenta dell'idea geniale che aveva avuto il padre. E così passò il tempo. Nanni era sempre sull'albero a suonare la sua cornamusa e i figli dei maiali proliferavano, i figli degli asini proliferavano e il tempo passò. Finché un giorno un altro re si perse nel bosco e sentì una musica bellissima spandersi per tutto il bosco e avvolgere ogni essere. E il re, il suo esercito e il suo seguito seguirono la musica finché non si trovarono al centro del bosco, finché non si trovarono davanti all'albero più grande, guardando in alto, dietro il gallo un riccio che suonava una cornamusa. E a quel punto gli chiese che cosa stesse facendo e lui rispose: «Beh, suono la cornamusa, vado ai maiali e agli asini». E poi scese dall'albero con il gallo. E il re disse che si erano persi e chiedeva se poteva indicargli la strada e Nanni rispose: «Certo, te la posso indicare, a patto che mi metti per iscritto che mi regali la prima cosa che ti viene incontro quando ti trovi sul cortile reale». Il re prese carta, penna, calamaio, scrisse la promessa, firmò, siglò. La strada gli fu indicata. E quando arrivò al cortile reale, la prima cosa che andò incontro fu sua figlia, finalmente felice di rivederlo dopo tanto tempo. E il re si ricordò all'improvviso della promessa che aveva fatto a Nanni e raccontò tutto alla figlia. E poi disse: «Figlia mia, mi dispiace, ma una promessa è una promessa e va mantenuta». La figlia fu d'accordo. Disse: «Padre, avete ragione, quindi io realizzerò il vostro desiderio e quando Nanni verrà gli andrò in sposa». E intanto il tempo passava. Nanni suonava la sua cornamusa e il bosco era talmente pieno di maiali e di asini che non entrava più nulla. Così Nanni decise che era ora di tornare a casa. Fece arrivare un messaggio al padre dicendo che sarebbe tornato con tanti di quei maiali e tanti di quegli asini da riempire tutte le strade del villaggio e chi avesse voluto macellare l'avrebbe potuto fare. E il padre non fu contento di riavere il figlio a casa. Invece tutti i villani sì, perché ebbero da macellare talmente tanto che si sentì fino a 2 ore di distanza. Che era a casa, disse al padre tutto contento: «Babbino, ferrami il gallo che a cavallo di lui me ne andrò in giro per il mondo e non avrai mai più a rivedermi». E il padre fu felice di liberarsi, sperava veramente del figlio e così gli ferrò il gallo. Nanni prese la sua cornamusa, salì sul gallo e se ne andò nel regno del primo re che si era perso nel bosco, il quale diede ordine che qualora si fosse avvicinato un tipo come Nanni avrebbero dovuto ucciderlo a vista
e quindi tutti i soldati, i mercenari, con le spade tratte quando lo videro, erano pronti a farlo fuori. Ma lui diede di colpo al gallo. Il gallo volò, salì sopra le mura, le superò e si posò sulla finestra della stanza del re. E a quel punto Nanni gridò: «Sire! Datemi ciò che mi avete promesso, voi e vostra figlia morrete!» Il re se la fece un po' sotto, quindi prese la figlia e la costrinse a sposare Nanni. Essa fu vestita di bianco, regalò ricchezze, terreni e diede una carrozza con 6 cavalli, dentro la quale entrò la figlia del re, entrò Nanni, il gallo, la cornamusa, e poi partirono. E a quel punto il re iniziò a piangere, e pianse tantissimo, perché era convinto che non avrebbe mai più rivisto la figlia. Ma appena la carrozza uscì di città, Nanni tolse i vestiti della principessa, e con i suoi spini le lacerò la pelle e la carne, e si fermò soltanto quando il sangue aveva completamente coperto tutti i sedili. E a quel punto la fece uscire dalla carrozza, e nuda e sanguinante le disse di tornare a casa a piedi, perché lui non l'avrebbe mai sposata, e questo era quello che meritava la gente falsa come loro. Poi riprese il suo cavallo, la sua cornamusa, e se ne andò. Andò nel regno del secondo re, che si era perso nel bosco, il quale diede ordine che qualora si fosse avvicinato un tipo come Nanni, avrebbero dovuto fare festa, fare il presentarm, gridare urrà e accompagnare festosi al palazzo reale. E così avvenne. E quando la principessa vide Nanni, non fu molto contenta di doverlo sposare, ma una promessa è una promessa, e va mantenuta. E così Nanni sedette a fianco a lei durante la messa reale, e sedette sempre a fianco a lei durante la cena, bevve vicino a lei, mangiò vicino a lei. E quando fu ora di andare a dormire, lei ebbe un po' paura di essere ferita da tutti quegli spini, ma lui disse: «Non preoccuparti, perché non avrai da patire alcun dolore». E poi si fece promettere al re 4 guardie davanti alla porta della stanza nuziale, le quali avrebbero dovuto accendere il fuoco. E quando Nanni, una volta entrato in stanza, si fosse strappato di dosso la pelle piena di spini, loro dovevano entrare, prendere la pelle, gettarla nel fuoco e rimanere lì finché non si fosse completamente bruciato. Così, quando scoccarono le 11, 4 guardie erano davanti alla porta della stanza nuziale. Il fuoco nel camino era acceso. Nanni entrò nella stanza, si strappò di dosso la pelle piena di spini. Loro entrarono di corsa, presero la pelle e la buttarono nel fuoco e rimasero lì finché non si bruciò completamente. E a quel punto l'incantesimo sparì e sotto le coperte c'era un ragazzo bellissimo, in tutto per tutto fatto uomo, tranne che per la pelle, che era nera come il carbone, come fosse stata bruciata. E allora il re andò a chiamare il medico e fece strofinare con unguenti la pelle di Nanni, e gli fece passare dei balsami, unguenti, finché la pelle non divenne completamente bianca, ed era così bello che la principessa fu felice di sposarlo. E si sposarono, e il re lasciò tutto il regno a Nanni. E qualche anno dopo, lui e la consorte andarono dal padre di Nanni, e lui si presentò al padre, gli disse che era il figlio, ma il padre lo cacciò via in malo modo, disse che lui aveva avuto un solo figlio e aveva gli spini di sopra come un porcospino ed era di sotto normale come un bambino. Ma Nanni si fece riconoscere, a quel punto il padre fu veramente felice di riaverlo a casa, andò a vivere con lui nel loro regno e vissero per sempre felici e contenti.